Si è svolto a Fiumicino, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci, il Consiglio Comunale straordinario sulla crisi di Alitalia. Abbiamo incontrato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e l'abbiamo intervistato in merito alla nostra ex compagnia di bandiera. Volevo sottolineare che questa prossima scadenza del 21 è la settima proroga che si fa. Quindi le ultime due con l'attuale governo, gli altri cinque invece con i governi precedenti. Siamo molto preoccupati, sette volte che possiamo dire andiamo lunghi, e quindi la preoccupazione è tanta. La preoccupazione è tanta di un comune che purtroppo gli cade addosso veramente la città, un pezzo della città. Questo non ce lo possiamo permettere, non vogliamo che succeda un Ilva 2, vogliamo affrontarla con grande determinatezza. Affrontarlo con grande determinatezza bisogna prendere atto che le altre compagnie di bandiera stanno aspettando il cadavere, non ce lo possiamo permettere, per i 12.000 persone intanto, ma anche per la gloriosa storia di una compagnia come quella dell'Alitalia. E proprio per questo noi vogliamo sottolineare che bisogna avere un anno perlomeno di tempo a disposizione, e con i 400 milioni che metteranno a disposizione e con la cassa che i commissari dicono esserci, c'è la possibilità di tirare avanti un anno, ma non tirare avanti come si è fatto due anni fa, per due anni. No, questo mai. Cambiare i commissari e metterci persone che gestiscono e che non hanno in mente la liquidazione, ma in mente il risanamento e il rilancio, e poi tiriamo le somme e poi capiremo se veramente la compagnia è da liquidare oppure ci sono tutte le condizioni perché per un'inversione di marcia. Lo scalo di Fiumicino è casa di Aeroporti di Roma e di Atlantia. È stato ipotizzato che l'entrata di Atlantia potrebbe forse essere condizionata da eventuali concessioni autostradali. Ha qualcosa da proporre sul tema? Ma io francamente non penso che possa essere una sorta di ricatto, faccio questo al posto di quest'altro. Sono due entità completamente diverse che vanno per conto proprio. Mi rendo conto che poi i soci di Atlantia sono sempre gli stessi, quindi mi rendo conto dell'intreccio, ma qui siamo negli aeroporti romani. Gli aeroporti romani siamo soci anche noi, siamo soci anche il comune di Fiumicino, quindi francamente deve avere una dinamica tutta sua. Sulla base di questo io penso che la scelta, la proposta che noi abbiamo fatto, che io sto facendo, sia una proposta che tenga conto che non abbiamo l'impellenza di per forza di cose e magari con qualche cosa al collo che ci strangola mandare avanti un'ipotesi che l'ipotesi non regge. No, l'ipotesi deve reggere, ma per reggere bisogna prima risanare l'azienda, un po' quello che si fece anche molti anni fa con Parmalat stava nelle stesse condizioni, e prima di venderla, prima di rimetterla sul mercato c'è stato il risanamento e il rilancio. Se lo Stato non dovesse entrare con un obiettivo ben preciso, qual è il rischio? Il rischio è lo spezzatino e noi non lo vogliamo assolutamente.